parlare di mercato del lavoro per conoscere i nuovi scenari. Questo è l'obiettivo del workshop svoltosi all'Auditorium del Parco all'Aquila, promosso dalla Fondazione Carispac, che ha messo a confronto alcuni dei massimi esperti italiani, come Vito Gioia, esperto di risorse umane e cacciatore di teste della società MCS Management Selection SRL. Il significato è che c'è un committente che è sempre l'azienda. Per conto dell'azienda il cacciatore di teste va a trovare e motivare dei dirigenti che stanno già lavorando e si trovano insieme delle motivazioni per cambiare azienda. Quanto serve un cacciatore di teste in un'azienda? Serve tantissimo quando l'azienda non può muoversi direttamente, quando la posizione è riservata, quando la posizione è difficile, quando c'è un problema di location e quando c'è qualche complessità. Diciamo che se l'esigenza è troppo semplice l'azienda non chiama il cacciatore di teste. Il presidente della Fondazione Carispac, Marco Fanfani, ha presentato i risultati del progetto triennale Borse di Studio Lavoro, che ha dato l'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro a 120 giovani attraverso stage formativi presso aziende, enti ed amministrazioni pubbliche. Oggi è un momento di riflessione su questi appunto 3 anni di attività. E io credo che il bilancio sia certamente un bilancio positivo. È stata una spinta molto importante nei confronti delle aziende, nei confronti dei giovani. Il meccanismo è quello della selezione delle aziende da parte nostra e della selezione dei giovani da parte delle aziende, affinché scelgano loro i profili, diciamo così, più utili ed idonei e opportuni. Credo quindi che allo stato attuale bisogna fare una riflessione, un passo avanti per capire come altrimenti impegnarsi. Questi i numeri di oltre 3 anni di lavoro. 100 giovani borsisti, 1.400 mesi di stage retribuiti, 1 milione di euro l'impegno finanziario messo in campo dalla Fondazione Carispac.